Ciao a tutti i fanni Pipucci! Un saluto a tutti i fanni che stanno nell'internet e che ci seguono sempre Pepuccio. E innanzitutto a tutti. E volevo dire che mi devo scusare veramente vivamente, perché sono davvero qualche anno che Pepuccio non si fa più vedere. Come vedete, Pepuccio è invecchiato, il motivo è sta quello. Adesso gira con la copertina, non si può più prendere freddo alle gambe, alla schiena, tiene problemi della schiena e tutte le conseguenze che vengono dopo una certa età, come sapete molto di voi che ormai... A proposito di questo momento che ci stiamo incontrando dopo qualche anno che non ci si vede più nelle reti dell'internet, volevo brindare a proposito, è sempre una scusa per brindare, la troviamo, con un bicchiere di vino. Eccolo qua, ci famo un bicchiere di vino, un brindisi a voi e uno a me soprattutto, innanzitutto. Questo è buono, questo è di quello buono. E allora, Pepuccio si è rifatto sentire perché la problematica che c'era qualche anno fa si ripercuote costantemente nel corso degli anni e si riperpetua. Un problema è Pepuccio, voi sapete tutto quanto, aspetta che appoggio un bicchiere di vino, va. Un problema che sarebbe per quote è che Pepuccio ci manchi sempre di femmina. Anzi, può stare qua sempre a vivere una vita di solitudine senza chiacchierare mai con nessuno. Pepuccio c'è bisogno di una buona femmina che ci tiene compagnia, che ci fa uno stufato la sera, che ci fa una pezza di carne, che ci fa da mangiare, che ci fa un brudino, che ci taglia le unghie dei piedi quando diventano pezzi di cemento e pezzi di cozza di mare, che ci aiuti un attimino a lavare la schiena nei momenti di bisogno, che lo alza la mattina quando la mattina non si riesce a alzare da un letto, perché Pepuccio comincia a avere questi problemi. Quindi adesso io, in qualità di Pepuccio, mi sto proponendo come... L'avevo già chiesto anni fa. Lo so, la problematica è sempre quella. Che problema c'è? Sono nell'internet, prima o poi qualche femmina che ci casca la trovo. Ha bisogno di qualcuno che ci tiene un po' a bada, Pepuccio, che ci faccia compagnia, che ci si esca a mangiare un gelato la domenica, che ci si faccia un giretto di compagnia, magari che ci offre qualche caffè. Un problema sussiste. Voi sapete che nella situazione attuale e dei giorni di oggi, stare nella solitudine è una disgrazia. Per Pepuccio è una disgrazia maggiore, una disgrazia doppia. Insomma, questo è un nuovo appello a tutti i femmine che adesso stanno in onda nelle reti dell'internet, nelle reti televisive dell'internet, che sentono e che ci dice: però Pepuzio, a me mi sembra una persona di qualità, mi sembra una persona onesta e pure bello, perché insomma sono bello, lo dicono in tanti, cioè tolgo gli occhiali che magari a volte non si vede, sono parecchio bello, insomma quante femmine mi si scioglieranno ai piedi una volta che mi si incontrano vis-à-vis e tu per tu? A lei lancio questo appello di modo che non lasciate più Pepuccio da solo nelle sue sfortunate giornate che si vive, ok? Facciamo una cosa, prima di terminare questo video televisione, io farei un altro brindisi. Facciamo un brindisi a tutti i femmine che adesso da domani mi chiameranno e manderanno i messaggi a questo video perché sono intenzionate a condividere i momenti con Pepuccio. Un bicchiere di vino, sempre fa piacere, eh? Saluto a tutti!